Ai piedi delle Dolomiti e alle spalle delle Prealpi, l'ampio territorio di Borgo Valbelluna si snoda tra colli e monti, bagnato dal corso del fiume Piave. Ci troviamo nel comune di Borgo Valbelluna, che è un comune recente perché nasce il 30 gennaio del 2019 dalla fusione di tre estinti comuni, ex comuni, il comune di Lentiai, il comune di Mel e il comune di Trichiana. E quindi ha una storia molto recente, anche se le sue origini traggono origine da fatti molto lontani nel tempo, già risalenti all'epoca dei Veneti antichi, quindi non un secolo avanti Cristo. Il dolce paesaggio della Valbelluna, definito geograficamente dai due poli principali di Belluno e Feltre, è dolce e incorniciato dall'ampia corona delle Dolomiti bellunesi, patrimonio dell'umanità UNESCO. Borgo Valbelluna ne rappresenta il baricentro geografico. Siamo un territorio che si estende per circa 160 km quadrati di superficie ed è caratterizzato da almeno 50 tra frazioni e borghi, ognuno dei quali ha una sua storia, una sua particolarità ed è un contesto ricco di storia, tradizioni, cultura. Questo ampio territorio, fertile e strategico, fu abitato sin da epoche molto remote. La storia di Borgo Valbelluna si perde indietro nei millenni. Abbiamo testimonianze del Paleolitico, del Neolitico e anche dell'età del bronzo con uno splendido manufatto proveniente dalla zona di Trichiana. È con l'età del ferro però che abbiamo le principali testimonianze storiche di questo territorio. Infatti qui a Mel, dove ci troviamo, abbiamo un abitato e una necropoli proprio afferente alla cultura dei Veneti antichi di VII secolo a.C. Le tracce di questa ricca cultura sono conservate nelle sale del Bel Museo Civico Archeologico, che espone i corredi tombali provenienti dalla necropoli di Mel. Tra l'altro, appunto, è stato oggetto di un importante investimento qualche anno fa, che lo ha reso un museo altamente multimedializzato. A partire dal I secolo a.C., il territorio passò sotto la sfera di influenza romana ed entrò a far parte della Decima Regio. Tra queste montagne, alcuni storici fanno passare la via Claudia Augusta Altinate, antica direttrice verso il settentrione. Nei secoli successivi, il territorio fu occupato da Ostrogoti, Bizantini e Longobardi. La loro presenza è testimoniata dal castello di Zumelle, il maniero medievale che ad oggi è il meglio conservato della provincia di Belluno. Si presume che ci sia stato un insediamento romano intorno al 40 d.C. e dove appunto c'è stato un insediamento militare. Dopo sono arrivati sicuramente i Longobardi che hanno insediato un villaggio e ci sono presenti delle tombe, quindi una necropoli all'interno che è stata poi inglobata nel castello e quindi si può visitare anche parte dei resti della necropoli. Successivamente, intorno al XIII secolo, i da Camino sono arrivati qua e hanno edificato questo castello. Porta della Valbelluna, il castello di Zumelle vigila, oggi come in passato, sull'ampia vallata. Sito storico e incubatore culturale di grande valenza turistica. Da quando siamo arrivati noi, cioè nel 2015, siamo partiti con 18.000 presenze paganti e siamo arrivati allo scorso anno a 30.000 presenze paganti. Quindi con un indotto annuale di circa 50-60.000 presenze basate su stime abbastanza forfettarie, ma che comunque danno il senso di una crescente interesse di questo luogo. Noi preferiamo chiamarlo parco tematico perché ci sono diverse ricostruzioni storiche che indicano e ci fanno capire qual era la vita quotidiana del basso medioevo. Il Parco Castello offre diversi eventi sia per adulti che per bambini e quindi possono famiglie ma anche le coppie visitare e stare qui con noi uno o più giorni per usufruire al massimo del luogo e hanno anche la possibilità di mangiare e di pernottare all'interno del parco. Dopo secoli di lotte per il dominio del territorio, il comprensorio di Mel, Trichiana e Lentiai si donò alla Serenissima Repubblica di Venezia, inaugurando un periodo di benessere economico e di grande splendore culturale, godendo allo stesso tempo di una particolare forma di autonomia amministrativa.
La profondità storica di questo territorio ci testimonia la sua importanza strategica dal punto di vista geografico, e questo ha sicuramente influito nel 1400 la scelta di questo territorio di darsi a Venezia e l'interesse che Venezia di contro ha avuto nei suoi confronti. Di conseguenza, portando qui nobiltà e mercanti di origini veneziane, ha fatto sì che oggi ci troviamo in un contesto pienamente veneziano, un piccolo campo veneziano con architetture, palazzi, cortili che ci ricordano proprio un piccolo campo di Venezia. Le numerose e ricche evocazioni architettoniche veneziane rappresentano ancora oggi il tratto distintivo di queste belle borgate alpine. Tra i molti edifici di pregio spicca Palazzo Zorzi, residenza dell'omonima famiglia e oggi sede del municipio. Porta proprio il nome di una famiglia di mercanti di legname che qui a Mella hanno preso il titolo di Conti di Zumelle. È una testimonianza perfetta di quello che è l'architettura veneziana. Abbiamo un salone con una pentafora che dà sul campo veneziano, ovvero la piazza Papa Luciani, e una trifora che dà sul contado. Al suo interno ci sono degli affreschi di Marco da Mello del 1546 che raffigurano l'Orlando Furioso. Tra i molti tesori del borgo di Mel, salotto veneziano ai piedi delle Dolomiti, merita una menzione la chiesa dell'Addolorata, antica pieve la cui presenza è attestata sin dal 1204. La chiesa dell'Addolorata è meravigliosa per la sua grandezza, perché ti accoglie, ha un ciborio che è quattrocentesco, che è fantastico, oltre alle opere, gli altari. È la chiesa antica della parrocchia di Mel. Questo territorio d'antica devozione è costellato di capitelli e chiese, una o a volte più di una per ogni frazione. Facciamo dunque tappa a Bardies, dove si aprono le porte della chiesa di Sant'Antonio Abate, capolavoro dell'arte figurativa medievale. La chiesa è uno scrigno perché si è avvolti tutto attorno dalla vita, dalla storia di questo antico e importante santo, monaco, abate, padre del monachesimo, ma questo avvolgere è anche un invito a una preghiera, a essere proprio coccolati, ecco, mentre ci si trova in quel luogo sacro. Il ciclo pittorico della chiesa di Sant'Antonio di Bardies, di grande impatto visivo, fu realizzato in quattro fasi successive, dalla fine del 300 agli anni 70 del 500, e testimonia la vivacità artistica delle vallate alpine nel corso del Medioevo e dell'età moderna. Allo stesso modo, la chiesa di Santa Maria Assunta di Lentiai rappresenta una tappa irrinunciabile nel corso di una visita a Borgo Valbelluna. Questa chiesa arcipretale esiste già a inizio del 1200, non si conosce una data di fondazione. Il maggior splendore di questa chiesa avviene a metà 500, 1568, l'ingrandimento nelle forma attuale della chiesa per una decina d'anni, finché è stata abbellita, completata anche con le opere. E questa chiesa è monumento nazionale dal 1880. Le parrocchie di Borgo Valbelluna costituiscono la propaggine più settentrionale della diocesi di Ceneda, ora Vittorio Veneto, e questa sua posizione cruciale affacciata sul fiume Piave e sul Feltrino giustifica senza dubbio la monumentalità e la ricchezza della sua arcipretale. La prima cosa che vediamo è il soffitto, che è uno spettacolo perché ci accoglie e ci avvicina all'altare, raccontandoci la storia, la vita della Vergine Maria, perché questa chiesa è dedicata a Maria Assunta. E poi, di fronte ai nostri occhi, c'è il Polittico della scuola del Tiziano, anche con delle opere proprio dell'autore, del Tiziano stesso, che sono facilmente riconoscibili per una qualità meravigliosa. Se la bellezza avvicina a Dio, la dolcezza del territorio alpino consente di elevare lo spirito dagli affanni del quotidiano, dentro le chiese, tra i prati o passeggiando lungo il corso del fiume.
Qui, oltre alla natura, che è il creato e quindi è creato da Dio e perciò ci mette in diretta comunicazione con il creatore, anche attraverso l'arte, la storia, che è una storia scritta dagli uomini, ma dove Dio certamente interviene, quindi scritta insieme a più mani con Lui, ci si sente davvero accompagnati e quasi nel suo abbraccio. E tutto questo ambiente, questo spazio, sia creato dagli uomini, sia creato, fatto dalla natura, ci parla di Dio. Il ritmo del passo, lo scorrere lento delle due ruote, consente di assaporare a fondo la bellezza dei luoghi. Il contesto dove ci troviamo è un contesto particolare, nel senso che siamo un territorio contaminato legato a dei contesti ambientali molto belli e molto particolari da poter scoprire. Per questi, ad esempio, mi riferisco ai magnifici scenari che si trovano all'interno di Brenta dell'Art, nella zona tra Sant'Antonio di Tortal e Trechiana, oppure abbiamo dei laghetti, i cosiddetti laghetti della Rimonta, che sono dei biotopi molto caratteristici, all'interno del quale i nostri artisti locali hanno abbellito questa magnifica scenografia naturalistica con delle sculture d'arte contemporanee. E infine va sempre ricordato in questo contesto naturalistico il magnifico scenario della dorsale prealpina, caratterizzato da pascoli, da montagne, da boschi e soprattutto dalle nostre comprensori malghivi. In tale variegato panorama ambientale, il viaggiatore può immergersi in un contesto di carattere rurale autentico, in cui assaporare un'esperienza unica nel suo genere. Un'esperienza ricca anche di caratteristiche emozionali, reali, non costruite ad hoc, e soprattutto può trovare un'offerta in qualsiasi periodo della stagionalità, sia che si trovi in primavera, sia in estate, autunno e anche in inverno. Una montagna a basso grado di difficoltà, adatta davvero a tutti. C'è una riscoperta da parte dei giovani di una economia legata al turismo e quindi ecco che abbiamo le associazioni di volontariato che ci aiutano nel promuovere il nostro territorio da un punto di vista delle grandi manifestazioni per scoprire non soltanto i luoghi dove viviamo ma anche le particolarità storiche e culturali. Abbiamo anche la partenza di alcune forme di ricettività come agriturismi, come bed and breakfast, un contesto molto particolare che vede anche la trasformazione di locali importanti, di ville storiche come quelle che sono presenti all'interno del centro storico di Mel come residenze particolari legate a un contesto che guarda le Dolomiti da una parte e a un contesto rurale come quello nostro caratterizzato dal mondo delle Prealpi venete. Il contesto rurale rappresenta una vera attrazione. In questa campagna giardino la cura del territorio è garantita da chi ogni giorno lavora per produrre materie prime di eccellenza. Lavorare in montagna non è come lavorare in pianura sicuramente, perché noi abbiamo solo dei prati stabili, non possiamo neanche arare, noi dobbiamo solo mantenere il territorio come la natura ce lo ha creato. Sicuramente l'esistenza di queste stalle in montagna sono quello che permettono di vedere quello che vedete voi oggi. Praticamente quando anche gente che arriva da Venezia o da altre parti si ferma magari così per fare due parole, dice che sembra di essere arrivati in Austria, perché qui è ancora un posto dove ci sono tante mucche e essendoci tante mucche e parecchie stalle permette al territorio di essere tenuto come una cartolina. Panorami da cartolina meravigliosi in ogni stagione, da cui nascono molte eccellenze gastronomiche e prodotti trasformati di ottima qualità. Lavoriamo esclusivamente latte crudo proprio per avere una tipologia di prodotto autoctono e con valori nutrizionali molto, molto sani, secondo me, perché comunque non pastorizzando il latte ha dentro proprio tutto. È importante rilevare che nelle latterie del comprensorio la materia prima è veramente a chilometro zero, prodotta nelle stalle del circondario e lavorata ogni giorno. Lo stretto legame con la territorialità e la stagionalità influenza di fatto il sapore di ogni singola forma, rendendola unica. Ogni tipo di formaggio, facendolo in stagioni diverse, è sempre diverso uno dall'altro.
Proprio la tipologia, il formaggio che si fa in primavera ha un sapore, il formaggio che si fa in autunno, avendo le mucche andate al pascolo, avendo mangiato comunque l'erba di montagna, hanno altri sapori. Innanzitutto il prodotto è sano, fa bene alla salute, prodotto fresco e prodotto genuino. Se il formaggio è un'eccellenza, sono davvero molti i prodotti che confluiscono nel paniere valbellunese. Dal celebre fagiolo di Lamon al fagiolo Gialette e al fagiolo Bala Rossa, varietà che si possono trovare solo qui. Ma non parliamo solo di fagioli, abbiamo le patate che sono tipiche del nostro territorio, parliamo poi di mais, mais da polenta, abbiamo recuperato una tipologia di mais che si chiama mais sponcio. Sponcio in dialetto significa appuntito, che è particolare ed ha una polenta veramente d'eccellenza. Questi prodotti vengono promossi in più occasioni nel corso dell'anno e nel fitto calendario spicca la manifestazione denominata, non a caso, Mele a Mel, che attrae ogni anno migliaia di visitatori, nel segno del prodotto più caratterizzante del comprensorio. All'interno del comune di Borgo Valbelluna abbiamo attive 4 Proloco che si occupano di organizzare una serie di eventi, alcuni più legati alle tradizioni storiche e culturali e altre più legate anche al cibo e a tutto quello che sono i prodotti del nostro territorio. Un evento sicuramente irrinunciabile è Mele a Mel, che è una manifestazione che si tiene nel mese di ottobre ogni anno e che quest'anno è arrivata alla 21ª edizione. Si tratta di una manifestazione dove la Proloco collabora con anche tutti quanti i proprietari dei palazzi storici del centro di Mel. I proprietari mettono a disposizione questi palazzi che hanno delle corti interne con anche dei porticati molto belli e le associazioni locali organizzano una serie di rivisitazioni di mestieri che stanno magari scomparendo, però in realtà sono ancora molto autentici. E dunque, nel nome di una tradizione mai dimenticata, concludiamo il nostro viaggio degustando il prodotto più noto, più gustoso e più apprezzato. Le mele sono la nostra eccellenza. Da noi sono state piantate nei secoli varietà che sono veramente autoctone. La varietà più importante, che è tipica caratteristica del nostro territorio, è il Pont della Rosetta. È una mela particolare perché, pur essendo piccola, è ricca di gusti. Ha una polpa bianca, finissima, profumata, profuma di agrumi. Da noi le mele si mangiano con la buccia e questo non è poco. Non è necessario sbucciarle perché proprio nella buccia ci sono tutti i sali minerali e le vitamine, quindi avere un prodotto pulito e sano che si possa mangiare è una cosa molto importante. Si conclude così il nostro viaggio a Borgo Valbelluna, un territorio autentico che non ha mai reciso i legami con le proprie radici. La nostra forza sono le persone, perché siamo sempre pronti ad accogliere il turista che arriva e c'è sempre molta autenticità nei rapporti che si creano. Secondo me c'è autenticità nel bene e nel male, nel senso che qui non c'è niente di precostituito o precostruito, c'è l'identità di una popolazione che ha ancora l'animo contadino, che si mescola con un lato nobiliare che abbiamo avuto nel corso dei secoli, e questo miscuglio fa sì che veramente noi riusciamo a dare un'immagine di noi, ripeto, nel bene e nel male, veramente autentica e pura.